Vangelo secondo Giovanni. Quando verrà il Consolatore, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza. E anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe. Anzi, verrà l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. E faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma io vi ho detto queste cose perché quando giungerà la loro ora, ve ne ricordiate. Ricordiate che ve ne ho parlato. Non ve le ho dette dal principio perché ero con voi. Inizia la sesta settimana di Pasqua e siamo orientati verso l'ascensione e verso la Pentecoste. Ormai manca pochissimo, perché il compimento di tutto il mistero pasquale, per celebrare il compimento di tutto il mistero pasquale è la nostra vita, celebrare il compimento nella tua vita, nella vita della Chiesa. E questo compimento è lo Spirito Santo, il Consolatore, colui che sta con i soli, strappa dalla solitudine per trasferirlo nella comunione, nell'amore, nella unione. L'Avvocato, colui che è il Paraclito, colui che è dappresso, colui che è intimo, colui che è vicino, colui che fa presente Gesù Cristo nella vita, colui che fa presente la vita di Gesù Cristo, colui che fa presente Dio. Lo Spirito Santo riattualizza ogni giorno nella vita della Chiesa, nella vita dei cristiani, nella tua vita, l'incarnazione, e con l'incarnazione la vita intera di Gesù Cristo, la sua vita nascosta a Nazareth, la sua vita pubblica, le sue tentazioni, le sue parole, i suoi miracoli, fino al suo mistero pasquale. Dio, per salvare l'uomo, si è incarnato, ha assunto la forma di servo, l'ultima persona, è diventato peccato ed è morto. Questo uomo dei dolori, tumefatto dal sangue, lacerato nella sua carne, dal flagellum, questo uomo che non ha più nemmeno l'aspetto di uomo, uomo dei dolori, che conosce il patire, questo uomo che è il rifiuto degli uomini, la spazzatura, questo uomo che dà fastidio vedersi perché è la contestazione più totale dell'umanità, cioè che mostra dove la violenza dell'umanità può arrivare, dove brutalità può arrivare. Ebbene, questo uomo è Dio. Il cristianesimo è tutto qui. E Dio, per salvare l'uomo, che si è fatto Dio, ha dovuto farsi uomo, capovolto completamente il modo di essere dell'uomo. Ogni uomo è religioso. Guardate, in ogni religione, in ogni generazione, dall'inizio, dai primi uomini, si sono stati scoperti queste pitture rupestri con la divinità, fino all'ateo, ateos, senza Dio. Ma senza quale Dio? Sarebbe interessante fare la domanda a tutti gli atei, ma tu dici che sei senza Dio, no? Cioè che non credi in Dio, che per te Dio non esiste. Quale Dio non esiste? Quale tipo di Dio? Quale idea di Dio? Perché ognuno ha un'idea di Dio, ed è normalmente la stessa. Una divinità, qualcosa che è lì sopra, che in una forma o nell'altra governa l'universo, e che bisogna ingraziarsi, e di cui bisogna farsi amici, lo schema della religiosità naturale, per cui io faccio delle offerte, io prego, ma questo è nella vita cristiana, nella nostra vita, il nostro approccio quasi quotidiano a Dio. Ma questo Dio che governa le sorti, il caso, e anche quello è Dio, perché comunque è qualcosa esterno da me che determina la mia vita, in bene o in male, la sfortuna, chi è superstizioso, ha una forma nella mente di Dio. Bene, questo Dio non esiste, questo Dio mi schiaccia, questo è il Dio che in una forma o nell'altra il demonio dipinge. Bene, per smentire questa menzogna, Dio si è fatto carne, Dio è sceso sulla terra, Dio si è fatto uomo, e tra gli uomini è diventato l'uomo peggiore, agli occhi umani è diventato il peggiore. Un eretico, infatti è stato ucciso come eretico, è morto perché si è fatto Dio, perché un religioso ebreo non poteva sopportare che quel rabbì di Nazareth, ignorante, che non ha studiato, nato in una città di confine, quindi una città meticciata per così dire, una città sincretistica, una città di commerci, il nord della Galilea, mamma mia, vicino ai pagani, figurati, più lontano possibile dal tempio, all'estremo nord, questo è Dio? Questo che si lascia uccidere? Questo che si lascia sputare? Questo che parla dell'amore al nemico? Questo è Dio? Questo che ama le prostitute? Che si fa toccare dagli impuri? Dio no, Dio punisce chi fa il male e premia chi fa il bene, per chi crede in questa forma di Dio. Ma chi crede nel fato, nella casualità, penserà che Dio è un mostro, penserà che il fato è un mostro. Comunque non c'entra niente con questa
persona che si chiama Gesù di Nazareth, o Yeshua di Nazareth, che ci presenta una cosa completamente diversa. Dio che ama il peccatore, Dio che ama il povero, Dio che ama l'umile, Dio che ama il disprezzato, Dio che ama quello che fa macelli, Dio che ama l'incostante, Dio che ama l'incoerente, Dio che ama quello che sta schiavo della sessualità, del bere, della droga, Dio che ama quello che l'uomo odia, che l'uomo, secondo la sua idea di Dio, secondo la sua idea della divinità, secondo la sua falsa fede nella falsa divinità, l'uomo che si fa Dio, l'uomo che ha un ideale di perfezione, l'uomo che ha un ideale di bellezza, l'uomo che ha un ideale di bontà, l'uomo che ha un ideale che parte sicuramente anche da un principio giusto, perché tutti gli uomini sono stati creati da Dio e tutti gli uomini tendono alla bellezza, tendono alla bontà, tendono alla giustizia, ma in mezzo si infila la menzogna del demonio, che ti dice tu diventerai come Dio, tu diventerai sapiente, tu, ecco. L'uomo è diventato come noi, dice, no? Il Genesi, cioè, anche ciò che viene da Dio diventa preda, oggetto del desiderio, oggetto dei propri sforzi, oggetto della propria concupiscenza, anche la santità, anche la bontà, diventa un mio sforzo. Io. Quindi anche un atto di bontà diventa la mia opera. Tutto questo è quello che ci distrugge. Gesù ha distrutto ciò che ci distrugge. Dio, facendosi carne, ha distrutto ogni falsa idolatria, ogni falsa immagine di Dio, di tutti i tipi, ogni idolatria. Il Dio denaro, il Dio prestigio, degli atei, dei pagani, il Dio della fertilità, quindi il Dio del sesso. Tutto, ogni Dio è stato distrutto, l'immagine che tu hai di Dio, mostrandoti l'amore infinito, senza condizioni, al peccatore, quello che spariglia. La verità è la condanna della menzogna, la verità è il contrario della menzogna. Il mondo vive nella menzogna, il demonio è il padre della menzogna. E ogni idea che tu hai di Dio, ogni idea, e quindi ogni idea che tu hai di famiglia, ogni idea che tu hai di figlio, di marito, di moglie, ogni idea che tu hai su te stesso è falsa, è frutto del principe della menzogna. Mettiti sulla croce e vedrai. La tua idea di Dio, vedrai quanto avanza dalla croce. Che non puoi starci da sopra neanche 12 secondi, ma che neanche 3 secondi. Non puoi sopportare, io non posso sopportare il peso della croce, non posso sopportare l'insulto, l'ignominia, non posso sopportare l'ultimo posto, non posso sopportare essere vilipeso, non essere preso in considerazione, non posso sopportare essere trasparente per mia moglie o per mio marito o per i miei figli. Non posso. Bene, Gesù l'ha fatto. Ha fatto questo testa coda. Dio si è fatto l'ultimo. Dio è un'altra cosa, Dio è completamente altro, Dio è amore, lo spirito di consolazione, lo spirito di verità che procede dal Padre rende testimonianza a Cristo. Ma che vuol dire che rende testimonianza? È un martirio, cioè dà testimonianza che quello è Dio, cioè lo Spirito Santo, lo Spirito del Padre, la vita del Padre dentro la vita di Cristo rende testimonianza che Dio è quello. Dice che Dio è quello, guardate il crocifisso, quello è Dio, chi vede me vede il Padre, quello è Dio, non quello che ti hai fatto tu, l'ultimo, quello che si mette in ginocchio davanti a te, quello che non resiste al male, quello che sta zitto di fronte ai tuoi insulti, alle tue ingiurie, ai tuoi sputi, quello che perdona e carica l'ennesimo tuo peccato, quello che ti ama così come sei e che ti aiuta a scoprire come sei, ti ama te così come sei, quello è Dio, ma perché questo sia sigillato dentro di te? Hai bisogno dello Spirito Santo, hai bisogno che te lo dica dentro. Come? Facendotelo sperimentare. Per questo c'è un principio. Voi che siete stati con me fin dal principio, che vuol dire? Vuol dire che Gesù ha chiamato i suoi discepoli. Vuol dire che Gesù ha chiamato me a fare parte della Chiesa, a essere con Lui fin dal principio della sua missione, della sua rivelazione in quanto figlio di Dio, in quanto Messia, della sua missione pubblica. Ma che significa questo? Che nella Chiesa, nella comunità cristiana che segue a Cristo, tu sei stato con Lui dal principio, cioè tu hai visto, hai sperimentato, hai conosciuto la verità, perché la verità dà testimonianza di se stessa dentro di te, che quel crocifisso è la verità, che quell'amore è la verità, non tutto quello che dice il demonio. Questo lo puoi sperimentare solo nella Chiesa, nella comunità cristiana. Quando sei con Lui, dal principio di un cammino di fede, dal principio di un cammino di conversione, dove con la comunità cristiana entri giorno dopo giorno dopo giorno nella tua vita e sperimenti che Dio è già lì, che Dio si è fatto piccolo, che Dio ti aspetta nel dialogo con tua moglie, nella relazione con i tuoi figli, che Dio si fa carne là dove tu meno te lo aspetti,
dove tu sei incapace, dove tu sei debole, dove tu sei incoerente. Lì si fa carne, lì viene Dio. Dio ha a cuore ogni aspetto, ogni cellula, ogni fibra della tua vita. Questo ti rende automaticamente testimone di quell'amore. Ti trasforma in Lui, ti crocifigge con Lui, ti fa una sola cosa con Lui, ti porta ad amare come Lui, a mostrare al mondo chi è Dio. Lo mostri tu, l'ultimo cretino della terra, l'ultimo stolto della terra, quello che, come San Paolo, ammazzava i cristiani, quello che aveva un'altra idea di Dio, oggi ha cambiato la sua vita. Guarda, un egoista come questo ha 5 figli, ha amato sua moglie, l'ha perdonato suo marito che l'ha tradita. Guarda, entra nella malattia con una pace che da dove viene questo? Offre la sua malattia, è all'ultimo posto, guarda, al lavoro, guarda, prende le pratiche di tutti, guarda, non ha denunciato suo cugino che gli ha rubato i soldi, guarda, ha perdonato, guarda. Per questo si scacceranno dalle sinagoghe, cioè dalla religiosità. Chi ha l'idea di Dio, che avevi tu, che tante volte abbiamo anche noi, quando accettiamo la menzogna del demonio, ci scacceranno dalle sinagoghe. E succede, quante volte i carismi nuovi dello Spirito Santo sono scacciati dalle parrocchie. Perché chi annuncia il Kerigma, chi annuncia questo Gesù Cristo, chi annuncia che Dio si è fatto veramente carne, distrugge l'idea religiosa che ci uccide, quella che avevano alcuni farisei, alcuni dottori della legge. Per cui Dio doveva essere come loro avevano deciso che fosse, loro che avevano studiato, loro che avevano avuto la rivelazione, la gnosi moderna, la gnosi antica. Io capisco Dio, io capisco le cose, io sono sapiente, io so, no tu. La gnosi che governa il mondo, la massoneria, perché questa è una religione che sono sinagoghe, che chiama sinagoghe di Satana, l'Apocalisse, ha buttato fuori Gesù Cristo, come tu e io abbiamo buttato 1000 volte fuori Gesù Cristo perché non sopportavamo che Dio fosse così, così faranno con te, non ti sopporteranno, ti butteranno fuori, forse tuo figlio, forse tuo marito, forse tua moglie, quando vi unite, di fronte all'apertura della vita, non sopporterà che tu ti fai piccolo, ultimo. Per compiere la volontà di Dio. No, non lo sopporterà. Tu ti fai Dio, tu decidi quando, come e quale figlio avere, come, quando educare tuo figlio, eccetera, eccetera. E forse tuo marito ti rifiuterà. Forse tuo marito ti scaccerà fuori dalla sua sinagoga, da dove lui pensa di rendere culto a Dio. Anzi, uccidendoti, come hanno ucciso Cristo, pensando di rendere culto a Dio, perché lui era un bestemmiatore. Anche tu, bestemmiatore. Se vivi crocifisso, sei un bestemmiatore, sei stoltezza e scandalo. Stoltezza per i greci e scandalo per i giudei. Dio si fa carne in te, nell'ultimo, nel più debole, nella prostituta, nel ladro, nei pubblicani. Lì si fa carne Dio, lì mostra la sua gloria e rende testimonianza. Un martire del suo amore, scacciato fuori dai propri fratelli, come è successo a San Paolo. Scacciato fuori perché in questa terra appaia chi è Dio, che non è quello che pensa l'uomo. Dovrai essere scacciato da chi è schiavo di se stesso, chi è schiavo della menzogna, chi è schiavo di una falsa divinità, deve scacciarti fuori, deve crocifiggerti fuori dalla città, ti deve buttare fuori dalla sua chiesa, dal suo modo di intendere le cose, ti deve scacciare fuori. E tu lì crocifisso con Gesù Cristo, in Gesù Cristo, dare la vita per loro. Sarai il segno e la testimonianza di che Dio esiste, aprendo le tue braccia, amando e offrendo la vita proprio per chi ti scaccia. E lì c'è una felicità, una pace, un'allegria, perché quella è la verità, perché quello è lo Spirito Santo, la vita stessa di Dio, il respiro di Dio che ti spinge a donarti e che compie la tua vita nell'amore. E chi ha la vita compiuta nell'amore, chi ha conosciuto il Padre, chi ha conosciuto il Figlio, chi vive nella loro intimità, è a casa, è felice, ha trovato Dio perché è stato trovato da Lui, ha conosciuto l'amore, ha conosciuto la pace, riposa dalle sue opere, è entrato nell'ottavo giorno. Chi non ha conosciuto il Padre disprezza il cristiano, ti disprezzerà, ma vedendoti un giorno dirà: quest'uomo veramente è il figlio di Dio, lo dirà a Cristo vivo in te, e si salverà così, vedendo in te il volto di Gesù Cristo. E vedendo il volto di Gesù Cristo, vedendo il volto del Padre, quindi un pezzo di cielo, quindi la speranza, quindi il destino eterno, che si fa presente gratuitamente, che si umilia per abbassare, tirare giù dalla menzogna, tirare giù dall'alienazione, tirare giù dalla gnosi, chi, ingannato dal demonio, si allontana da Dio. Per riportarli a Dio, tu ti fai buon pastore. Coraggio, fratelli, buona settimana, buona...